Buongiorno, queste mie considerazioni sull'arte, queste mie divagazioni sull'arte, alle volte possono dare, danno sicuramente l'impressione di eccessiva approssimazione, una forma esagerata di paradossi che io uso. In realtà questo mio atteggiamento è voluto perché, diciamo, che la lettura della cosiddetta filosofia dell'arte e più in generale della critica d'arte dovrebbe essere fatta, penso, avendo in mente questo bellissimo libro, pochissimo ormai archiviato, di François Rabelais, Gargantua e Pantagruel. In questo libro, molto intelligente, molto interessante, vi è tutta una serie di ironie, di prese in giro, di certe forme culturali, certe espressioni, certe ricerche, certi modi di essere, eccetera. Rabelais ha una profondissima cultura, ma scrive in un modo che pare così approssimativo e rotto. In realtà è molto interessante. Ora, io ovviamente non sogno neanche di accostarmi, paragonarmi a Rabelais, però ecco, il mio atteggiamento è lo stesso. Quando nelle lezioni precedenti ho citato Danto e ho detto Danto, nonostante le sciocchezze che dice, lascia il segno. E infatti, c'è una docente di filosofia teoretica all'Università di Torino che ha scritto un libro, Filosofie dell'arte, da Hegel a Danto, o di Anto. Già l'accostamento mi sembra piuttosto discutibile, ma leggendo questi primi brani del libro su cui ritorneremo, trovo una serie di conferme a quelle che sono le mie, a quelle che sono i miei paradossi, quando dico che i filosofi dell'arte si prestano più che altro al mercato, non alla conoscenza, perché un qualcosa che avviene, nessuno ci soffermerebbe nel descrivere il gusto e il senso di un salame. Diciamo, un salame buono e genuino e finisce lì. Cioè, siccome l'arte ha fatto tutto un percorso che si è portato a livello di salame, tutti i discorsi che vengono fatti sulla filosofia sanno di pretesto, sanno di discorsi sul nulla, perché in realtà è stato stabilito che non si può definire l'arte. Anche perché, come ho detto in precedenza, si dovrebbe prima definire l'artista. E quindi invece no, noi vogliamo definire l'arte lasciando così più o meno all'oscuro quello che è l'artista. Ecco, vediamo qui per esempio cosa dice. Hegel dice delle cose che sono importanti nel termine di filosofia dell'arte. Nella vita quotidiana si è abituati a parlare del bel colore, del bel cielo, del fiume, eccetera, eccetera. I fiori belli, eccetera, eccetera, affermare che il bello artistico è più alto della natura, è più alto della natura. Infatti la bellezza artistica è bellezza generata e rigenerata dallo spirito. Questo diceva Hegel e ovviamente io non sono d'accordo, perché la natura è sicuramente molto più bella di quello che noi riusciamo a immaginare. Però questa affermazione di Hegel è servita da pretesto per tutta una serie di degenerazioni che sono seguite. Non a caso viene accostato Hegel a Danto. Ecco, nel corso del Novecento le cose per ragioni diverse si sono complicate al punto che estetica e filosofia dell'arte si sono strutturati su domini separati, separati fino a un certo punto. Perché filosofia dell'arte, filosofia precede arte. Quindi il soggetto precede l'oggetto. Quindi tratto l'arte con metodo filosofico, per così dire.
L'epistemologia filosofica mi serve per capire l'arte e quindi automaticamente vengo deviato, perché non è possibile, non è possibile. Sono due cose che in qualche misura non si accostano. Tanto è vero che più si parla della filosofia dell'arte e meno è chiaro il concetto di arte, e meno è chiaro il concetto dell'arte. Per esempio viene citato il caso delle opere di Brancusi che rappresentava un uccello, è stata fatta una causa degli Stati Uniti che volevano far pagare questa scultura come un oggetto da cucina. La stessa cosa si è poi ripetuta con Warhol e con Dan Flavin. Ecco, però, questo senso comune che viene, se non deriso, comunque sottovalutato, messo un po' così, come un qualcosa che non sa di cosa parli, in senso comune invece bisognerebbe forse rivalutarlo. E invece della filosofia forse dovremmo rivalutare il senso comune, e questo ci aiuterebbe molto di più. Questo ci aiuterebbe molto di più. Lasciamo stare del Baumgarten, che ha inventato il concetto di estetica, che poi è stato chiaramente cancellato e superato. Ma il solo senso comune è già di per sé una forma di comprensione. Quando per esempio si dice certamente è vero che le opere come Ready Made e Similia sono eccentriche rispetto al corpus della storia dell'arte occidentale, tuttavia seguire fino in fondo il filo dell'argomentazione di coloro i quali pongono questa obiezione, ci troveremmo in qualche imbarazzo nei confronti della produzione artistica di oltre un secolo. Finiremmo cioè per non sapere come considerare molta arte prodotta dal Novecento, visto che la definizione tradizionale sono in difficoltà non solo con il ready made, ma anche con prodotti delle avanguardie. Ecco, e questo cosa significa? Significa semplicemente che i ready made, i prodotti dell'avanguardia, sono usciti dall'ambito artistico. E non c'è sofismo della filosofia che possa farli rientrare con delle giustificazioni di un'artificiosità assoluta. Io non so quanto in malafede, quanto in buona fede. Forse dovremmo essere indulgenti con i filosofi, considerato che anche loro fanno il loro lavoro. Questa signora che insegna all'università deve pur vivere, quindi deve pur dire qualcosa e scrivere qualcosa. E siccome la situazione è quella che è, lei si adegua. E il fatto che si adegui lo dimostra, per esempio, il ricorso a un luogo comune. Alla citazione di quella che sarebbe stata la battuta di Picasso quando un ufficiale nazista gli chiese se Guernica l'aveva fatto lui, e lui rispose no, l'avete fatto voi, alludendo ai bombardamenti. Questa frase è ripetuta fino alla nausea, ma per esempio non c'è nessuno equivalente la domanda posta per esempio agli inglesi che rasano al suolo Dresda, una bellissima città piena di palazzi, opere d'arte, cose importanti. Nessuno, non esiste filosofia dell'arte, critica d'arte, racconti eccetera che ponga questa domanda agli inglesi: questa distruzione l'avete fatta voi? E cioè, nessuno poi, ovviamente, anche perché come ovvio nessuno ha ritratto le macerie di Dresda, nessuno ha ritratto i morti, i cadaveri, le distruzioni di questa stupenda città, molto più bella di Guernica, a parte il fatto che i morti sono morti che siano in una città bella e in una città brutta, è ovvio, questo mi pare scontato. Però nessuno ha mai posto la domanda, nessun artista, ecco la devianza concettuale proprio di andare sempre in un'unica direzione. Perché nessun artista ha ritratto Dresda? Ecco, di esempi del genere potremmo tirarne fuori all'infinito. E la filosofia dell'arte si affanna nel... tra l'altro poi c'è questo gioco dei rimandi, perché un filosofo giustifica l'arte, un filosofo avendo l'aria di criticarlo in realtà valorizza il lavoro dell'altro. Ecco, io penso
e questo lo ripeto in ogni occasione, che l'arte nella propria ontologia, nella propria realtà, nella propria essenza, non sia più un prodotto di quest'era. Questa è la mia convinzione. Quello che gli artisti producono e fanno oggi, fatte salve qualche rara eccezione, non può essere sottoscritta sotto il sostantivo arte. Questa è la mia convinzione, radicale, sbagliata, probabilmente approssimativa, rozza, tutto quello che si vuole. Però io credo che se effettivamente ci si dedicasse allo studio del capire invece del giustificare, perché conoscere non equivale a capire, come ho detto in altre occasioni, se noi ci sforzassimo veramente di entrare nell'essenza delle cose, ci accorgeremmo che di questa realtà, cioè non serve la filosofia dell'arte per spiegare un'arte che non c'è più. Quindi elogio funebre e molto rispetto per quelli che si dibattono nel creare cose che, oltretutto, in moltissimi casi non c'è neppure la conoscenza tecnica, oltre che un background culturale sufficiente. Ecco, questa è la mia opinione. Ritorneremo ovviamente sull'argomento, e approfondiremo questa idea che non è peregrina come può apparire a un primo approccio. Grazie.